sono dentro la E. La E è America, quindi devi far vedere di nuovo il passaporto. Però ci sono anche le macchinette. Appena che l'hai fatto sulle macchinette passaporto, ti fa anche la foto. Entri dentro sto bazar. Adesso mi ricordo, qui ci sono già stati. C'è questo bazar. Per gli americani che tornano a casa, che sono ricchi, è particolarmente grande questo. Sì, lasciano, c'è anche Valentino, vedi? Ci lasciano tutti i soldi qua prima di partire. Valentino è il profumo, sa un po'. Che cafonata. Ecco un altro pitto qua. Campari, grappa, martini, di tutto. Vediamo se riesco a uscirne vivo. Le casse, le ciuffe, la ciuffa. Ci sono qui a sinistra anche i souvenir. Al piano superiore c'è la pasta. Certo che se riesce a camminare, qui c'è anche le sore. C'è sempre qualcuno davanti ai tuoi coglioni. Ma che lo fanno apposta. Souvenir e libri. Giornali da tutto il mondo. A destra qua c'è un euro. E qua sopra i ristoranti. Mazza che sei grosso. Ho girato tutti gli altri, questo è più bello. Valentino Caravani. Queste proprio, come mai? Come sono strane. È a due piani questo, c'è il secondo piano sopra. Sono sore ovunque, anche qui sedute. Che tristezza. Finisce più. Last time I came for Rome. Il mitico Todd. Tods. Borse. Altre borse qua. Tutte borse, scarpe. Let's go back. Forse dovrei andare a vedere qual è il mio gate. Poco fa ancora non era venuto fuori. Ecco sopra c'è un bel ristorantone pieno di sedie. La vacca, ma qui non mi ricordo. Qui c'è un info point enorme. Yamamay. Ecco qua le uscite, vediamo il mio. Vai, alle 10:40 esce, ancora non è uscito. Qua ci sono gli imbarchi da 11 a 24, quindi si dipartono altri rami. Là che c'è?
sembra che c'è qualcosa anche là. Forte l'info point intorno, ci si può sedere, fantastico. Qui? Vestiti dozzinali. Quanto costeranno sti straccetti? Vabbè, qui è brutto. Allora, utilizzando la combinazione app, in questo caso non una generica come Expedia, ma quella della British, avete un po' tutto sotto controllo quando escono i gate. Poco fa l'app diceva che il volo era in ritardo sull'arrivo di 20 minuti, che può essere una grossa fregatura visto che devo cambiare aereo su Londra. Però dopo un po' invece ha dato 2 minuti di anticipo. E poi sui televisorini che sono qua è uscito già invece l'imbarco, il buco di imbarco che è le 3, che non ho la più pallida idea di dove diavolo sta adesso. E quindi lo posso chiedere qui alle informazioni. Dove sta le 3? Starà qua? Ecco, da E1 e 8, eccolo qua. E questi sono i televisorini. Quindi se guardate sia l'app che sti affari, adesso Londra dice niente, perché questo parte alle 13. Quindi le 11 stanno qua. Sì, confermato, è 3. Sto di nuovo qui, alla basta. Quindi bisogna avere parecchie app, l'app di Expedia con la quale ho fatto le prenotazioni, l'app in questo caso della British Airways, e poi al ritorno la British si appoggia sulla American Airlines, quindi giù app sull'American Airlines, e ovviamente dovete fare il login, quindi mettere nome, cognome, utente, passo, tutto fatto a casa ovviamente. Poi ci sono le varie app del meteo. Ci possono essere dei giorni un po' con qualche precipitazione. Ottobre dovrebbe essere un buon mese per la Louisiana e la Florida, però mi mette un po' di precipitazioni, ma di solito poi non è che ci azzeccano molto, ma speriamo che non piove sempre. Comunque dice sempre piccole precipitazioni con schiarite, boh, vedremo. Non è una delle più semplici queste, ovviamente. Questa gita presenta diversi elementi di difficoltà. Vedremo di aggirare tutto e di tornare vittoriosi. Queste sono delle hostess stranissime. Proprio strane. Hai visto? Volevo andare sopra, ci sarà tempo. No, non c'è tempo, imbarca fra 10 minuti. Ha fatto uscire il gate 10 minuti prima dell'imbarco. Ah, è 1.4, vedi? Avevo perso, è 1.4, si va giù. Vedete come vi fregano? È 1.4, si infila qua sotto. Vorrei che ci fosse anche il trenino. No, è 3-4 a sinistra. Eccolo le 3. Per Londra. Londra. Eccolo qua. British Airways. Priority Economy. Siamo in 4, forse per questo che ho fatto un check-in dei 10 minuti. Però probabilmente arriveranno fra un po'. Qui ci sono i salamini. Beh, sì, beh, non siamo tantissimi.